Arisa, in lacrime, svela il suo dramma. Arisa e Andrea Di Carlo si sono lasciati. Già da qualche giorno era iniziato a circolare sul web il sospetto della loro rottura. Sospetto che aveva messo subito in fibrillazione i fan, in quanto Arisa e Andrea formavano una delle coppie più seguite degli ultimi mesi. Un amore travolgente il loro, tanto che i due avevano già scelto la data per convolare a nozze. La cantante infatti risultava essere al settimo cielo, ma purtroppo pare che qualcosa tra loro si sia spezzato. In una puntata di Domenica In, Arisa è scoppiata in lacrime dopo aver visto un video dedicato alla sua storia d'amore con Andrea. Una reazione che ha fatto pensare subito al peggio. Alcune persone a loro vicine hanno confermato che, nonostante i due continuino a lavorare insieme, poiché Andrea è il manager di Arisa, la loro storia d'amore sarebbe finita. Non si conoscono ancora però i motivi della rottura, ma ciò che è evidente è che Arisa sta soffrendo molto. Già un paio di settimane fa, durante la puntata di Domenica In dedicata a Sanremo, la cantante si era mostrata vaga sulla relazione con Andrea e il suo comportamento aveva fatto accendere un campanello d'allarme su una possibile crisi tra loro. Poi, le lacrime versate davanti a Mara Venier, la puntata successiva, hanno confermato il fatto che tra lei e il suo compagno sarebbe finita. Arisa infatti, in quel frangente, quando la conduttrice del programma domenicale le ha chiesto se fosse felice, tra le lacrime, ha riposto di essere molto credente e di affidarsi al cielo. Ma di aspettare anche che qualcuno faccia la scelta giusta per lei, in quanto lei non è in grado di scegliere e preferisce che le cose arrivino e si compiano. Ha poi detto che, dopo la pandemia, ha riscoperto il piacere delle piccole cose, come le lenzuola profumate, la compagnia dei suoi cani, cucinare, riascoltarsi e capire se ha cantato bene, e vedere che le persone vicino a lei sono contente. Una risposta che ha suscitato subito la reazione di Andrea, il quale, attraverso un post su Instagram, ha molto criticato l'apparizione dell'artista a Domenica In. Il manager ha scritto che, se qualcuno gli avesse chiesto cosa lo rende felice, lui avrebbe risposto, lei e non le lenzuola profumate. Ha proseguito, scrivendo che anche lui crede molto in Dio, ma che nella vita esiste anche l'autodeterminazione, che è quella che fa compiere scelte consapevoli e rende progetti i sogni. Nel post ha poi specificato che bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome, perché l'amore è per coraggiosi, proprio come lui. Infine, ha terminato il pensiero, scrivendo che, quando ami, lasci libero chi non è in grado di prendersi impegni, per poi concludere con un passo e chiudo. E, dopo aver inserito alla fine del testo, l'hashtag, ne san matrimonio, ci ha anche piazzato un bel, the end. Poche ore fa, poi, l'ulteriore sua conferma, al magazine Oggi, dove Andrea ha spiegato di non sentirsi più il fidanzato della cantante e di esserci rimasto male, perché quella che ormai si può definire la sua ex compagna ha pianto in televisione, ma non ha nemmeno pronunciato il suo nome. Il manager ha poi affermato di essere innamorato, ma di non accettare che Arisa non parli di lui in pubblico. Pertanto, per lui è finita e il matrimonio è annullato. La storia tra Arisa e Andrea, quindi, è arrivata davvero al capolinea. Inoltre, sembra che, almeno per adesso, non ci sia speranza per un ricongiungimento. Voi, cosa pensate sulla rottura di questa coppia? Vi piacevano insieme? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.